Qui siamo nel sottopasso della Brebemi, sottopassi nuovissimi di nuova generazione, milionate di euro che evidentemente non servono a risolvere problemi antichissimi. Un po' di pioggia, effettivamente notevole il nubifragio, ma anche qui l'allagamento c'è stato. Siamo alle quasi alle 17 e ancora sono in corso i lavori per svuotare il sottopasso e aspirare i troppo pieni degli scarichi.